Cari fedeli, molte persone soffrono spesso di forti mal di testa. Questo potrebbe essere un problema fisico, ma con questo video vogliamo mostrarvi che c'è una grande possibilità che il mal di testa sia un attacco spirituale che incombe nelle nostre vite. Oggi parleremo di 5 segnali che il dolore alla testa potrebbe essere un attacco spirituale e vi diremo cosa fare per liberarsene una volta per tutte. Secondo gli studi, quasi il 95% delle persone ha sperimentato almeno una volta un mal di testa nella loro vita. Alcune persone riescono a risolvere questo problema con l'aiuto di farmaci, ma ci sono altre persone che, nonostante tutti i loro sforzi, non riescono a liberarsi da questo terribile dolore. È un dolore che sembra tormentare e trasformare in un inferno la vita di una persona per giorni e settimane, e nemmeno i farmaci possono farvi fronte. Se sei una di quelle persone che soffre di questo mal di testa persistente, sei stata dal medico e non hai trovato la causa del problema, potrebbe essere che forze occulte stiano cercando di attaccarti e toglierti la tranquillità. Quindi vediamo 5 segnali che il tuo mal di testa possa essere un attacco spirituale. 1. Traumi e pensieri del passato. Quando attraversiamo un trauma nella vita, il nostro corpo subisce molto stress. Questo stress si risolve nel tempo quando riusciamo a superare la situazione, ma lascia cicatrici sulle nostre emozioni. Scommetto che hai subito qualche trauma nella tua vita, che sia stato a scuola, nell'infanzia, quando sei stato abbandonato da amici o parenti che ti hanno fatto del male o in una brutta relazione. Tutti questi traumi lasciano cicatrici emotive. Alcune persone hanno cicatrici emotive più pesanti di altre, ma la mia domanda per te è: continui a ricordare spesso questi traumi? Continui a toccare quelle ferite? Se tendi a mantenere i tuoi pensieri nel passato e a ripensare costantemente a quei traumi, quel mal di testa potrebbe essere correlato alla frequenza con cui rivivi questi traumi. Anche se Dio è esperto nel curare le nostre ferite, il nemico è esperto nel cercare di riaprire quelle ferite. Questo perché il suo obiettivo è farti perdere la gioia. Ci sono spiriti maligni che continuano a mettere nella tua mente ricordi dei traumi che hai vissuto, per farti rivivere tutta la tristezza. Quindi, il mal di testa che provi potrebbe essere legato a quanto spesso ricordi i traumi della tua vita. Se dai ascolto a questi pensieri, anche se prendi molti farmaci, quel mal di testa non scomparirà presto. 2. Lo stress quotidiano. Se provi mal di testa perché sei una persona stressata che perde facilmente la pazienza, potrebbe essere un segnale che uno spirito maligno ti sta attaccando. Quando non riusciamo a gestire i problemi e le persone nella nostra vita quotidiana, finiamo facilmente nervosi e stressati, e il nemico cercherà di attaccarti proprio nel tuo punto debole. La Bibbia dice, in Efesini 6:12, che la nostra lotta non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti maligni che circondano le nostre vite. Ciò significa che il nemico non ti attaccherà apparendo davanti a te in modo spaventoso, con corna e artigli, ma lo farà in modo discreto e impercettibile. Sapendo che perdi facilmente la pazienza, susciterà persone per farti perdere la pace e causarti stress. Quando sei stressato, ti allontani dalla strada di Dio. Se qualcuno ti taglia la strada nel traffico o ti insulta sull'autobus senza motivo o un vicino diffonde bugie sulla tua vita, tutte queste persone potrebbero essere usate dal nemico per stressarti e far perdere il controllo. Sanno che hai difficoltà a gestire lo stress, quindi cercheranno di attaccarti in questa area della tua vita. E, ovviamente, a ogni stress segue un mal di testa, che diventerà persistente se continui ad ascoltare queste persone usate dal nemico. 3. Insonnia e incubi costanti. L'insonnia e gli incubi costanti sono situazioni con cui molte persone si confrontano quotidianamente. L'insonnia di solito è causata dalle preoccupazioni quotidiane,
e il nemico cercherà di attaccarti quando si renderà conto che sei preoccupato per una situazione della tua vita che non è stata risolta. Gli spiriti maligni porteranno nella tua mente pensieri di caos e confusione, da cui derivano anche gli incubi. Se ascolti questi pensieri, il nemico sa come entrare nella tua mente e farti dormire. Il Salmo 4 afferma che solo il Signore ci dà riposo e una notte tranquilla, perché Lui è la nostra sicurezza. Quindi, fin dal momento in cui ascoltiamo il nemico invece che Dio, si crea tutta questa confusione nella nostra mente. Quando questa mente è piena di confusione, il nemico sa che non saprai come agire correttamente e così puoi allontanarti dalla via di Dio. Quindi, se soffri di mal di testa a causa della mancanza di sonno e pensieri confusi, il nemico potrebbe essere al lavoro nella tua mente per distruggere la tua pace. 4. Preoccupazioni per il futuro. Una delle cose su cui il nemico sa che non abbiamo controllo è il nostro futuro. Molte persone hanno sofferto ascoltando il nemico iniettare pensieri di fallimento e paura nelle loro vite, portando a credere che la loro vita non sarà come avevano pianificato. È vero che non possiamo prevedere cosa succederà domani. Il futuro ci sarà sempre sconosciuto. Ma questa è anche un'arma che il nemico utilizza per trasformare la tua mente in un inferno. Ora, non vogliamo sostenere che sia un errore pensare al futuro, ma il problema sorge quando ascoltiamo gli spiriti maligni che vogliono trasformare i nostri piani in pensieri di paura e fallimento. Ascoltare questi pensieri ti farà sicuramente sentire estremamente ansioso per il futuro e smetterai di vivere nel presente. Molte persone sono così immerse nelle loro preoccupazioni che cercano altre vie per ottenere risposte. Queste sono le persone che consultano sensitivi e medium per scoprire cosa succederà nel loro futuro e cercare di portare un po' di pace nei loro cuori. Ma questa è una grande trappola di Satana. Consultare il futuro attraverso questi spiriti maligni ti intrappolerà ancora di più nei tuoi pensieri, che è l'obiettivo principale del nemico. Vuole farti mentire e rimanere intrappolato nella sua menzogna. Sa che preoccuparsi non risolverà nessun problema, ma la sua intenzione è distruggere la tua vita, riempiendo la tua mente di preoccupazione. Quindi, forse il mal di testa che stai provando a causa dei pensieri eccessivi sul futuro è un segnale che il nemico vuole che tu cerchi scorciatoie e vie più facili. Ma non gli dare retta, sta solo cercando di distruggerti con le sue bugie. 5. Quando decidi di cercare Dio. Sappiamo che il nemico si infuria quando qualcuno decide di pregare e meditare sul Signore. Questo perché sa che in Dio abbiamo la risposta a tutti i nostri problemi. E il nemico è il re della confusione. Sia che tu vada in chiesa o preghi a casa, queste persone sperimentano forti mal di testa che impediscono loro di cercare Dio con tutto il cuore. Questo perché è difficile concentrarsi e dedicarsi pienamente quando il nostro corpo fa male. Un mal di testa ti farà sdraiare, ti farà prendere farmaci che spesso ti fanno addormentare e così finirai per non poter pregare e cercare Dio come dovresti. E questo diventa un problema quando smettiamo di pregare e andare in chiesa a causa di questi dolori. Quando facciamo questo, trascuriamo l'insegnamento e la conoscenza della parola di Dio. Il nemico sa che una persona senza la conoscenza di Dio è facilmente manipolabile da lui. Quindi, se ti sta succedendo, è un segnale che il nemico sta lavorando per allontanarti dal Signore. E sappiamo che non puoi vivere in pace. Questo è esattamente ciò che il nemico vuole. Vuole toglierti la pace e distruggere la tua vita. E voi cosa ne pensate? Avete mai avuto mal di testa persistenti? Fateci sapere le vostre opinioni qui nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video. Grazie di cuore!